sponsored by Costa Marina Case Vacanze, B&B e Ristorante a Peschici Gargano. Info 348 83 29 295. costamarinapeschici.it. Impresa Valassi Fermo e Franco. L'arte di costruire e ristrutturare. www.valassiff.it. Trattoria Cantù dal 1897 alle Fornasette di Olginate. trattoriacantù.com. Studio dentistico Caponero Dottor Livio, sulla bocca di tutti, caponerolivio.it. Treva Home, la tua casa vacanza sul lago di Como, 340 22 45 235, trevahome.it. Buonasera e bentrovati all'appuntamento con LCN After Match, l'ultimo di questo tribolato campionato di Serie B 2023-24. Ciao Benedetta Panzeri. Ciao Stefano e ciao a tutti. L'eco che saluta la categoria, purtroppo lo sapevamo già, sarebbe accaduto al termine di questa partita, è arrivata però un'altra sconfitta. Avremmo voluto salutare la categoria cadetta in un'altra maniera, non è stato possibile. Al termine di una partita, quella contro il Modena, che l'eco perde per 3-2, di fronte ai 3.400 circa spettatori del Rigamonti Ceppi, una partita dei due volti, Benny, perché l'Ecco non è proprio entrato in campo, ha fallito totalmente l'approccio alla partita, poi un secondo tempo in cui ha provato a reagire, ci è riuscito, forse avrebbe anche meritato il pari perché il Modena si è abbastanza tirato indietro nel corso della ripresa, però veramente l'approccio alla gara ci ha molto delusi in quest'ultima partita, perché si chiedeva qualcosa di diverso a livello di dignità. Sì, sì, è vero, purtroppo l'avevamo già detto anche in altre occasioni, anche la scorsa settimana a Brescia, l'Ecco sì, e da questo punto di vista deluso. Poi credo che in realtà il risultato finale, comunque l'andamento della partita, sia un po' proprio lo specchio, no, della stagione dell'Ecco, sì, che ha comunque avuto dei momenti molto belli, momenti alti, no, che ricorderemo, degli altri momenti invece davvero pessimi, momenti che secondo me appunto si rivedono in errori anche individuali nella partita di oggi, comunque proprio in fase della partita completamente sbagliate come approccio, come gestione. Quindi sì, diciamo, si è visto un po' il tutto quello che si era già visto nelle varie fasi di quest'annata, nel bene e nel male, soprattutto nel male perché comunque se l'esito poco finale è stato la retrocessione, credo che ci sia più male che bene. Hai citato gli errori individuali, sono stati davvero tanti, anche di giocatori che per gran parte della stagione invece avevano fatto vedere cose molto positive, diciamo, in campo. Uno su tutti, degli Innocenti, che sbaglia quella sanguinosa palla, poi scivola anche, ma è entrato proprio male in partita, degli Innocenti, da cui arriva poi il vantaggio, al suo errore arriva il vantaggio del Modena. Tanti giocatori proprio hanno totalmente ciccato l'ingresso in campo, lo hanno totalmente fallito, e ci sono stati anche diversi errori di malgrati, questo va riconosciuto, no? Un malgrati, sì, che poi sì, dopo in sala stampa ha voluto chiarire anche qualcosa. Sì, lui ha detto che comunque si assume tutte le responsabilità dei vari errori che sono stati fatti, non solo ovviamente nella giornata di oggi, ma in generale in tutta la stagione, perché comunque lo ricordiamo, lui è stato protagonista anche prima di questa fase del post Taglietti, sì, e anche prima, nonostante ci fosse Bonazzoli in panchina, in realtà credo che fosse sempre, che sia sempre stato lui l'autore di tante decisioni, di tante scelte, di tanti momenti, no, della gestione anche quotidiana della squadra, e lui si è assunto comunque le responsabilità. Poi ha replicato anche al patron, di cui ha saputo probabilmente una parte, no, del discorso, poi ci torneremo, sì, che ha fatto alla piazza blu celeste, e ha detto che sì, probabilmente la colpa appunto è sua, evidentemente era lui ad essere scarso. Poi in diversi momenti ha definito la stessa squadra scarsa, ma poi ha anche riconosciuto che comunque era un po' una provocazione, no, quella sua definizione, perché comunque questo Lecco ha dimostrato in vari momenti di saper fare delle prestazioni importanti, di saper comunque difendere la maglia, di sapersi difendere in questo campionato comunque difficile, ma poi gli errori si pagano caro, no, in questa Serie B, e quindi alla fine il risultato è stato quello lì. Assolutamente. Andiamo a sentire un passaggio di Malgrati proprio quando rivolge le proprie scuse ai tifosi per questa orribile stagione. Sono venuta dai tuoi? Sì. Tu domani vai a calcetto e salti la cena con i miei? Beh, ha ragione lei. Mica puoi avere tutto dalla vita. Scendi. Nuova DR 5.0, full optional di serie, anche termo hybrid, benzina GPL è in pronta consegna.
Concessionaria ufficiale di R Automobiles per Lecco e Provincia. GP Car, via Spluga 65, Cernusco Lombardone, Lecco. Info 039 60 40 595. www.gpcar.it. A nome mio, che sono responsabile della prima squadra, chiediamo scusa anche da parte dei giocatori che se ne dica. La stanno vivendo malissimo, chiediamo scusa a questi colori, a questi tifosi per la stagione passata, sappiamo di non aver raggiunto l'obiettivo che era importantissimo e non ce l'abbiamo fatta e di questo mi scuso io in primis perché sono responsabile, ho fatto tanti errori, me ne assumo responsabilità totalmente perché è troppo facile quando le cose non vanno bene poi nascondersi o scappare. Io mi assumo responsabilità, se qualcuno vuole chiarire sono sempre a disposizione. In Per Sempre Blu Celesti volume 2, la nuova pubblicazione di Sky Blu e LCN Sport, disponibile anche in versione podcast, troverai biografie e statistiche di 50 leggende che hanno contribuito a scrivere la storia della tua squadra del cuore. Per Sempre Blu Celesti volume 2, così come il primo, è disponibile in tutti gli store online e su shoplc.it. Non lasciartelo sfuggire. Nella partita di oggi c'è stato un giocatore che ancora una volta ha fatto vedere probabilmente di valere la categoria, chissà forse anche qualcosa di più, Nicolò Buso, che ha rimesso in carreggiata in pista il Lecco con il gol del 2-3, una gemma delle sue, ci aveva provato nei minuti precedenti a cercare quella solita giocata da sinistra, a centrarsi e saltare un avversario, poi concludere, incrociare con il destro, ci è riuscito. Applausi per la giocata di Buso, forse oggi uno dei pochi, l'unico a meritarsene convintamente. Sì, sì, decisamente applausi per lui, applausi in generale per la sua stagione, perché il suo obiettivo in realtà mai dichiarato apertamente, ma ha suggerito comunque anche dallo stesso Malgrati, era quello di arrivare a 10 gol. Questo obiettivo l'ha sfiorato, però credo che al di là del numero, no, di reti, credo che Buso sia stato proprio il leader tecnico di questa squadra, anche più di un giocatore come Lepore, che magari aveva dalla sua esperienza, ma che in alcune fasi della stagione, complice anche chiaramente magari le difficoltà proprio a livello fisico dovute all'età, magari è un po' mancato. Invece Buso comunque ha avuto una grande continuità, secondo me ha segnato 9 gol, alcuni molto belli come proprio quello di oggi, quindi credo davvero che lui possa meritarsi una squadra di Serie B dove giocare con continuità, dove giocare da protagonista. Appunto, peccato che non abbia segnato questo decimo gol, magari la squadra ha anche provato, no, in alcuni momenti a fargli raggiungere questo obiettivo personale, ma poi d'altronde per come è andata la stagione nelle fasi finali soprattutto non è stato possibile. In ogni caso la sua stagione secondo me resta importante. Chi si è fatto sentire via diciamo audio sulla messaggistica istantanea con i giornalisti e non solo, è Patron di Nunno, che ha detto tante cose nel suo discorso, si è smarcato dalle responsabilità scaricandole su allenatori e sulla squadra, ha detto io non ce l'ho con i tifosi, non sono arrabbiato nonostante me ne stiano dicendo di tutti i colori, però insomma io già sono già lontano da Lecco, nonostante poi fosse sul terrazzino, come testimonia l'immagine del nostro Matteo Bonacina, sì, magari era allo stadio visto da tutti, metaforica, sì, voleva essere più, sì, metaforico, sì. Lui chiaramente, però è sempre un pochino il teatro dell'assurdo, no, le parole del Patron, che poi dice di fatto io ho già venduto, anzi non vendo, lascio al sindaco la società, ma voglio vedere a chi la darà. C'era la voglia sia di provocare, sia, certo, di smarcarsi, quindi scaricando le responsabilità, ma soprattutto non si capiva cosa volesse dire. Cioè, no, ma in realtà, esatto, sì, okay. Sì, in realtà sono tutte frasi che bene o male avevamo già sentito, sì, no? Sì, magari condite in maniera diversa, ma sostanzialmente erano tutte frasi note, tutti concetti noti, poi come dici tu in realtà non si capisce bene cosa volesse dire, no? Chiaro, è vero, lo si continua a dire, lui lo continua a dire che vuole vendere, che vuole lasciare la città, vuole lasciare tutto quello che ha costruito, ma poi comunque c'è anche da dire che siamo ormai a ridosso, no, delle scadenze varie e in realtà non si è ancora mosso niente a livello proprio concreto, no? Quindi non resta davvero che aspettare, perché ormai davvero le scadenze si avvicinano, le prossime settimane saranno questa volta davvero decisive. Però in questo senso da rimarcare la presenza allo stadio di Aliberti, che forse in questo momento è l'interlocutore
privilegiato per una possibile cessione. Prima si diceva con il cinese Lin a fianco, invece probabilmente adesso da solo, chissà, vedremo. La sua presenza allo stadio comunque non è passata in secondo piano, così come anche uno striscione Bizaut, cioè quindi tifosi che prendono anche posizione sulla questione Bizzozzero, che si era visto anche lui allo stadio nelle ultime partite. Striscione è da sottolineare che non era però in curva ma nei distinti sì. Esatto, oggi lui non era presente allo stadio, però si è comparso anche questo striscione, giusto effettivamente citarlo. Poi ne è comparso un altro invece contro lo stesso Di Nunno per invitarlo appunto a lasciare tutto ora, non attendere ancora altro, non perdere ancora altro tempo. Sì, comunque diciamo da questo punto di vista i tifosi hanno preso direi posizione, sia contro l'uno che contro l'altro, vogliono che si cambi aria. Ripeto, adesso non ci sono grandi elementi per sbilanciarsi in un senso o nell'altro, quindi vedremo un po' cosa succederà. Area di contestazione comunque c'è stata, alla fine, con il lancio di queste B scritte con il cartone, sì. No? Composte con il cartone, che sono state lanciate verso la porta occupata da sì, da che poi in realtà è stato anche un momento molto spettacolare, no? Da vedere, molto scenografico. Metaforico anche, se vogliamo, la B sì, che se ne va. Sì, no? Sì, ma credo che il messaggio fosse un po' sì. Quello, no? Buttato tutto all'aria sostanzialmente. Sì. Tra l'altro anche questo messaggio... Una B buttata via. Esatto, bravo. Sì. Era un messaggio che anche questo era già comparso comunque anche oggi in uno striscione in curva, sul fatto che comunque l'unica realtà, diciamo, se vogliamo chiamarla così, che ha onorato sì. La Serie B è stata nel la curva e i tifosi. Quindi sì, era, il messaggio secondo me era proprio quello, no? La B gettata al vento, all'aria, e poi tra l'altro vabbè, sono caduti in campo anche dei fumogeni, quindi alla fine c'è stato un po' di caos anche in questo senso, anche in una fase precedente della partita comunque il fumo aveva invaso proprio tutta la zona, l'area, la metà campo, quindi comunque da parte dei tifosi oggi non c'è stata... Nel senso, in una prima parte sembrava che fossero molto tranquilli, quasi un po' rassegnati, invece poi l'ambiente si è scaldato decisamente. Anche se, come dicevamo oggi all'LCN Stadio, durante la nostra diretta, durante l'incontro, forse anche fin poco però per quello che poteva essere. Sì, certo, forse sì. Visto lo schifo, diciamo, che abbiamo fatto in quest'anno, che abbiamo definito insomma uno strazio. Adesso è l'ultima partita di Serie B, oggi andiamo a vedere a chi è andata o a cosa è andata l'ultima benedizione di questa stagione. Chi va alla ricerca della purezza. Chi va d'accordo con il pianeta. Chi va oltre il solito fondente. Chi va sempre sorpreso. Chi va preso per la gola. Chi va al cuore del cacao. Vanini, nel cuore del cacao. Noi di LCN Sport avevamo preparato una vera squadra per la B di Benedetta, B di Bolotta, Stefano, B di Bonacina, Matteo. Purtroppo non è bastato per mantenere la categoria, però B come benedizione, B perché è stato veramente bello. Nonostante tutto, questa stagione credo che ci abbia regalato tante emozioni, tanti momenti che conserveremo nei cassetti dei nostri ricordi più belli, calcistici ovviamente. Chiaro, le delusioni non sono mancate, la stagione è finita nel peggiore dei modi, però appunto una stagione così magari non la rivedremo presto, anzi io mi auguro di sì, ovviamente tutti noi lo speriamo, ma davvero credo che quello che abbiamo vissuto quest'anno dovremo portarlo con noi per tanto tempo, ci potrà anche servire, anzi ci dovrà servire da insegnamento per costruire un futuro all'altezza di questi colori, all'altezza di questa piazza, di questo Lecco, che comunque ci ha anche regalato soddisfazioni. Quindi la mia benedizione, al di là di tutto, per chiudere questa stagione va al campionato di Serie B, un campionato magico che appunto speriamo di poter rivivere presto. Si è chiuso dunque il campionato con la 38esima giornata, che ha emesso i verdetti. Il campionato di Serie B ha emesso i suoi verdetti, quelli che naturalmente ancora mancavano. Andiamo a vedere in grafica i risultati, perché l'Ascoli vince 3-1 con il Pisa, è una vittoria che però non salva la formazione marchigiana. 3-1 della Sampdoria Catanzaro, finisce bene la squadra di Pirlo e chissà che ai playoff non possa essere lei la favorita. Como Cosenza 1-1, basta però al Como per la promozione. Cremonese Cittadella 3-0, vince la Ternana, un gol e una vittoria importantissima
a Salò del Modena, Alecco, abbiamo già abbondantemente parlato. 1-1 tra Reggiana e Parma, derby emiliano che non aveva alcun, diciamo, potere e valore di incisione sulla classifica. Spezia-Venezia 2-1, questa vittoria che salva i Liguri. Salva i Liguri che a un certo punto del campionato sembravano quasi spacciati, no, sì. Benny? E poi invece si sono, con un bel girone di ritorno, tirati su all'ultima giornata, arpionano questa salvezza. Vince il Palermo a Bolzano, 2-0 del Bari, che però, come vediamo in classifica, non serve alla salvezza. Bari che sarà però, evita la retrocessione diretta, sarà costretto al play-out contro la Ternana. Parma Como promosse in Serie A, Venezia Cremonese al secondo turno dei play-off, Catanzaro, Palermo, Sampdoria e Brescia si incroceranno invece nel primo turno. Chi è la favorita? Dammi una favorita secca. Ma difficilissimo dirlo, eh? Difficilissimo. Secondo me è difficile proprio, perché comunque Venezia e Cremonese erano partite, no, con l'ambizione, l'obiettivo dichiarato di salire in A. Però il Venezia secondo me è stato un pochino meno continuo, anche la Cremonese stessa. La Cremonese ha avuto una fase recente in cui non riusciva più a vincere, e secondo me alla fine, al di là poi anche della rivalità ovviamente col Como, l'esito finale è giusto. Il Parma, vabbè, lo sapevamo, comunque nonostante magari qualche rallentamento ha sostanzialmente sempre dominato il campionato, quindi giusto che sia stata promossa col primo posto. Il Como ha fatto un girone di ritorno comunque importante, con un mercato altrettanto importante, e quindi vabbè, alla fine era un risultato comunque atteso, direi. Venezia e Cremonese, ripeto, secondo me sono tra le favorite, però anche le altre squadre che comunque sono arrivate lì se la possono giocare. Anche il Palermo ha fatto molta fatica, però comunque è una squadra che può dire la sua sicuramente, quindi. Infatti io, se fossi in Venezia e Cremonese, chiunque dovesse incontrare delle altre quattro non sarei molto tranquillo. Catanzaro, perché secondo me è la squadra che ti può segnare in ogni momento, e nei playoff questo può avere un'incidenza pazzesca, lo sappiamo. Decisamente. Palermo, Sampdoria e Brescia per motivi diversi, per il peso politico o ambientale che hanno. Ma la Sampdoria, quindi... sì, poi ricordiamo che tra l'altro la Sampdoria avrebbe potuto chiudere il campionato con 2 punti in più, esatto, perché ha avuto la penalizzazione, quindi insomma, secondo me alla fine Pirlo ha fatto un buon lavoro. Poi è anche vero che comunque è una squadra anche un po' particolare, composta anche da tanti giovani, l'abbiamo vista anche contro l'Ecco, no? Alecco qui recentemente non è che abbia vinto con grande facilità. Quindi la Sampdoria sì, può dire la sua secondo me, ma non la vedo tra le favorite. Poi la Serie B ci regala comunque ogni anno delle sorprese. Tutto quindi può succedere. Esatto. Siamo arrivati alla conclusione di questa puntata e di questa stagione, sì, dell'Eccellenza Aftermatch. Ringraziamo naturalmente il pubblico che ci avete seguito in maniera entusiasta e in maniera numerosa, quindi vi ringraziamo. Avremmo voluto raccontarvi spesso cose diverse e un epilogo diverso, non è stato possibile, però Benny, sicuramente è stata una bella esperienza. Sì, è stata una stagione che ricorderemo sempre, non sappiamo quando potremo riviverla, spero il prima possibile, però è stato veramente comunque bello, emozionante, nonostante le tante delusioni, però abbiamo vissuto delle giornate che ricorderemo appunto in stadi bellissimi, che anche io personalmente ho avuto la fortuna di poter visitare, ma anche solo il clima allo stadio Riga Monticelli è sempre stato molto bello. Delle giornate che appunto non rivedremo credo l'anno prossimo, salvo magari arrivare a giocarci qualcosa di importante. Però davvero è stata una stagione molto bella, molto spettacolare in tutti i sensi. Abbiamo incontrato delle squadre con una storia importantissima, con delle tifoserie altrettanto belle, appunto purtroppo i risultati non sono quasi mai stati dalla nostra parte, ma abbiamo vissuto delle giornate, io ricorderò sempre la giornata di Palermo, quel pomeriggio, la vittoria a Palermo, la vittoria in casa contro il Parma, ma comunque tante giornate belle. Grazie allora per averci seguito. Grazie davvero di buona domenica. A presto, ci vediamo l'anno prossimo, quindi forza Lecco sempre.